Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono LB Makeup Love. Allora, sì, penso che si vede sia dalla mia faccia che dalla mia voce. L'influenza mi è venuta a trovare, anzi, direi come si dice il detto: tra moglie e marito, bisogna condividere tutto, giusto? Sia cose belle che cose negative, diciamo così. Quindi mio marito ha pensato di passarmi questa influenza, lui è stato la settimana scorsa e adesso questa settimana tocca a me. Quindi oggi vi chiedo scusa per questa voce, se sicuramente vedrete molti tagli perché tra tosse e starnuti. Vabbè. Allora, video di oggi, come vedete, sono completamente struccata, non ho fatto neanche le sopracciglia perché mi vado a truccare con tutti quei prodotti che ho acquistato, diciamo, negli ultimi 3 mesi che mi sono pentita assolutamente di aver acquistato, quindi dei flop totali. Allora, direi di passare alle sopracciglia. Allora, poi ve lo dico sempre, io le sopracciglia le faccio principalmente con questo gel per capelli. Sì, lo uso per le sopracciglia, che è il mio preferito. Poi ogni tanto mi alterno con questo di Mulac, con quello di NYX e senza la saponetta e altri prodotti, tipo questo qui di Be Perfect, che è il dupo di quello di Anastasia Beverly Hills. Però un po' di tempo fa ho visto un po' di video in giro sui vari haul di Shiglemma di questo prodottino che è sempre simile a questo qui di Be Perfect, quindi il dupo di quello di Anastasia Beverly Hills, cioè ovvero il Brow Freeze, tipo una cera, dove molti ne parlavano bene e che lo paragonavano. Io non l'ho provato quello di Anastasia Beverly Hills, però so che quello di Anastasia Beverly Hills è molto conosciuto proprio perché funziona abbastanza, però lo paragonavano appunto a lui, dicendo che è un prodotto miracoloso, che le fissa, non si muove, le incolla. Quindi, spinta da questa cosa, l'ho acquistata, tanto per cambiare. Innanzitutto, diciamo, nella confezione si presenta anche, c'è anche questo applicatore, che forse è l'unico che si salva. Questo prodotto per me, perlomeno per le mie sopracciglia sfigate, che sono super sottili, sono a pesciolino che non reggono, è stato un vero flop, ma davvero. Allora, io ve lo faccio vedere, ne vado a prelevare un po'. Che il problema è, appena applicato sembra wow, cioè immediatamente le fissa. Infatti, guardate, cioè immediatamente sembra che funziona, perché questi prodotti ovviamente vanno applicati prima pettinando verso il basso e poi verso l'alto. E niente, cioè, guardate com'è, subito le tiene su. Ma il problema di questo prodotto, sì, lo so, devo fare le sopracciglia, che a distanza di 5 minuti sembra come se io non avessi messo nulla, anzi, va proprio a peggiorare la situazione più di quella che già è. Le lascia untuose, grasse, sembra che ho applicato un burro, altro che, anzi, una cera, diciamo così. E se voglio poi applicare tipo la penna di NYX classiche o anche una semplice matita per sopracciglia, non scrive nulla al di sopra. Quindi per me questo, dai vari video che appunto avevo visto, avevo grandi aspettative. Per fortuna è vero che io do valore, ve lo sapete, anche a 50 centesimi, però per fortuna questo prodotto l'ho pagato 3,50 euro, 4 euro, non ricordo, quindi diciamo una spesa buttata con un costo veramente minimo. Però, cioè, guardate, sembra perfetto, ma adesso vedrete nel corso del video. Quindi lascio tutto così, anzi le vado un po' a schiacciare con questa parte. E poi non so se è il composto, non lo so. Ho notato quelle poche volte che l'ho utilizzato, mi sono trovata un po' di sopracciglia cadute. Non lo so il perché. Vabbè, allora lascio così, anche perché di asciugare non si asciuga. Però un minimo sì, così poi vediamo se riesco a recuperare un po' la situazione poi con una matita. Allora, come vedete, già iniziano a scendere dopo neanche 2 minuti. Le provo di nuovo a
rialzare e schiacciare, ma non ne vuole proprio sapere. Vabbè, ora direi di passare alla base. Sugli occhi non ho, per fortuna, anzi, non c'è nulla di per me bocciato che mi sono pentita di aver acquistato. Un primer che mi sa che ve l'ho già fatto vedere in un video haul, questo primer di Make Up Revolution, che ho visto che è recensito molto bene da Giulia Cova. Questo è alla vitamina C. Allora, voi sapete che ho problemi con la vitamina C, ma a livello di skincare, però a livello di makeup no. Infatti anche il nuovo fondotinta di Maybelline, che all'interno ha degli estratti di vitamina C, non mi dà assolutamente problemi. Allora, si sa che la vitamina C dona dei benefici, ovviamente, oltre che schiarenti alla pelle, va anche a dare, va a illuminare l'incarnato. Quindi anche questo primer dovrebbe dare quell'effetto. Si presenta appunto con tipo una cremina, un color giallino. E niente, oltre che l'odore che puzza veramente tanto, e nonostante sia raffreddata, gli odori li sento pochissimi, questo puzza, ma veramente puzza da morire. Ma il problema è che di idratare non va a idratare. Non va a illuminare, vabbè, è normale, ora è appena applicato, ma una volta che si asciuga la pelle risulta abbastanza opaca, come se non ho messo nulla, e poi me la secca veramente tanto, tanto, tanto. Ora lo lascio agire 2 minuti, nel frattempo vado a mettere il correttore aranciato, quello di Astra. Ok, io lo dirò sempre, è il mio correttore correttivo aranciato preferito. Forse anche io, ma a me piace anche quello di Mulac Demetra, però questo ancora di più, è più leggero, meno pastoso rispetto a quello di Mulac. Quello di Mulac, soprattutto in questo periodo che inizia a far caldo, è un po' troppo grassino. Vabbè, penso che già si è asciugato questo primer, calcolando che comunque ho appena fatto tipo da mezz'ora skincare e ho utilizzato la mia crema preferita di Elish, quella effetto luminoso. Però cioè la pelle veramente me la sento tirare, eppure lo so che non è tanto, ma l'ho pagato intorno ai 13-14 euro, quindi per me questo è un altro prodotto non bocciato di più, che non credo che lo continuerò ad utilizzare, lo regalerò sicuramente a mia nipote, tanto ormai mia nipote è piena di trucchi grazie a me, a tutte le cose che le vado a regalare ogni tanto. Allora, come fondotinta, per fortuna, almeno quello, non c'è nulla che di bocciato in questo periodo, quindi vado a utilizzare questo qui di Kiko, che sapete che è nel mio progetto smaltimento. Preparatevi a vedere, anzi farò un lato con, per quanto riguarda la bronzer e quant'altro, un lato con dei prodotti in polvere e un altro con prodotti in crema. Preparatevi a vedere, cioè veramente l'assurdo in assoluto. Cioè guardate le sopracciglia, sono veramente ridicole, cioè sembra come se non ho messo nulla, sembra appunto come a inizio video. No, vabbè, pietoso. Vabbè, allora, da questa parte vado con dei prodottini in polvere e da quest'altra parte in crema. Allora, questi qua non so neanche se ve li ho mai mostrati, l'ho provato in tutti i modi ma nulla, ovvero questi due, che sono dei bronzer e blush illuminanti. Infatti viene messo come illuminante multiuso, ma come vedete è più che altro un bronzer luminoso e un blush. Ora, sicuramente la parola già stesso lo dice, illuminante multiuso, ha comunque, non è un bronzer opaco, ma luminoso. Però ora vi faccio innanzitutto lo swatches, ok, dico, ma volendo
anche come bronzer, questa colorazione, come bronzer, come illuminante, come si fa ad utilizzare? Poi penso che chiaramente si vede perché diciamo queste striscioline sono tutti di appunto bronzer opaco e poi l'illuminante. Ma ora guardate sul viso, cioè io non so, per fortuna, ma ripeto, sono sempre soldi, 5 euro. Allora, guardate, la colorazione è bella, per carità, ma penso che già si vede la luminosità veramente esagerata. Sembra veramente, guardate, con i riflessi appunto dorati. Mio Dio, e come va a evidenziare la grana della pelle, i vari pori, ed i pori, ripeto, io ce li ho, ma anche come illuminante, io provo anche a utilizzare questa parte come illuminante. E guardate il problema, che anche come illuminante, cioè guardate come è spesso, è proprio la grana è veramente troppo spessa e nulla, cioè, per non parlare del blush. Il blush che poi non riesco a capire, a metà blush, metà bronzer, metà illuminante. Meno male, questo si percepisce che può essere utilizzato anche come bronzer, ma questo non lo so. Vabbè, guardate, dov'è il blush? Io se l'ho acquistato perché effettivamente, se andate su Douglas, perché su Douglas lo trovate, nella descrizione del prodotto viene proprio presentato come un prodotto multiuso, cioè come blush o in questo caso questo qui, come bronzer luminoso. Ma ora, cioè, guardate con il blush, sembra che mi avvicina ancora di più, la mia pelle abbia tipo 100 anni, va a evidenziare tutto, cioè veramente no. Questo qui potrei utilizzare, magari tenere questo più come illuminante, perché bene o male questo illuminante è un po' più chiarino rispetto all'altro. Quindi potrei tenerlo da utilizzare solo questa parte come illuminante, ma no, ne ho già tanti, quindi questi qui li vado a regalare, utilizzati se no 2 o 3 volte, adesso con la parte in crema. Ora, io questo prodotto che vi sto per mostrare, per fare contouring, ve l'ho già fatto vedere, e come prima impressione, quando l'ho provato insieme a voi, erano ottime. Mi è piaciuto, però il problema è chiaro che molti prodotti, le prime impressioni possono essere subito positive o negative, ma non è detto che poi rimangano tale. Ovvero, questo bronzer, uno stick da contouring di Fenty Beauty, carino, diciamo, come prima impressione è bello, il colore è ottimo, diciamo, per fare contouring più l'inverno, l'estate no, è quasi, diciamo, inesistente, mi va a ingrigire un po' troppo, però di sfumare si sfuma bene. Il problema è la durata, cioè non dura nulla. Dopo 2 ore sembra che non ho nulla, perché effettivamente è un po' troppo troppo oleoso, e vado a sfumarlo. Cioè, guardate, di sfumare si sfuma abbastanza bene, è molto leggero come prodotto, ripeto, è un vero prodotto da contouring, però cioè è molto leggero, anzi lo vado anche a stratificare. Su questo, ripeto, non ho nulla da dire, perché cioè, come prima impressione, anche a chi non può piacere un prodotto leggero, facile da sfumare,
colorazione, diciamo, perfetta, che per fare contouring, che si fonda appunto con la pelle, cioè almeno per me, cioè, è impossibile che non possa piacere. Però è la durata veramente pessima. Quindi, purtroppo, amante di bronzer, anzi vi faccio già un po' un piccolo spoiler del video che uscirà, non so se sabato o la prossima settimana, la mia collezione dei bronzer, dove darò un voto e delle piccole recensioni, visto che me l'avete richiesto. Quindi già sapete che questo entrerà come voto. Ok, scusatemi, ma ho la finestra aperta. Non dico che è un 0, però un 2 o 3 sicuramente. Ora, io non so se siete pronti al blush. Eccolo qua, parlo di questo blush di Morphe in edizione limitata con questo bel colore che da qui sembra un lilla, ma teoricamente dal colore si presenta un pel viola. Il problema è che, vabbè, diciamo, anche il colore è portabile, più che viola, una volta sfumato diventa un fucsia, ma ci sta, perché solitamente i blush di questo colore sembrano viola, poi sfumati prendono sul fucsia. Il colore, ripeto, bello, infatti l'ho acquistato perché sapete che nell'ultimo periodo sono in fissa con i rosati, i viola, ma è la formula. Cioè, io questo qui lo andrò a declatterare, manco una settimana, tranne se lo vado ad utilizzare come balsamo labbra, ma è un colore che per i miei gusti anche no. Mi dispiace perché veramente io è difficile che butto roba, difficile che preferisco più che altro regalare, ma questo è un colore che... non lo utilizzerebbe nessuno, tra parenti e amici, perché è veramente troppo, troppo acceso. Però mi dispiace, sono 13 euro buttati, perché ora ve lo faccio vedere. Vado a utilizzarlo con un pennello, cioè da qui guardate come sembra, cioè veramente super pigmentato, ma sfumato un disastro. Vi avvicino. Vado a picchiettare perché non mi posso permettere con questo prodotto di andare appunto con movimenti circolari, perché sposta tutto, ma tutto. E niente, penso che già si vede tutto macchiato, è veramente pessimo. Cioè 13 euro speso, 13 euro. E le mie aspettative erano veramente, non dico alte, però di tutte le cose che ho di Morphe non mi ha mai deluso nulla, ma questo è la prima cosa. Quindi, cioè, ora giudicate voi se è possibile un blush del genere da poter utilizzare. Potrei utilizzarlo come balsamo labbra, ma cioè, guardate il colore. Mi ci vedete con questo colore? No. Potrei usarlo magari come ombretto cremoso? Forse. Beh, forse. Potrei dargli questa alternativa, ma essendo molto oleoso non credo che sia tanto il caso, però. Ci provo, prendo un pennello, vediamo di dargli questa alternativa di utilizzo. Vabbè, io manco a farla apposta, ho preso anche il pennello dello stesso colore. Vediamo. Beh, diciamo che almeno sugli occhi si sfuma decentemente, quindi volendo lo potrei utilizzare come ombretto, come base, poi ovviamente fissandolo con un ombretto dello stesso colore. Quindi questo, diciamo che è l'alternativa che potrei darli, però cioè, assurdo. Eppure vi dico che di questo blush non si è parlato tanto. Non è un blush che è uscito adesso, anzi, ripeto, è una collezione in edizione limitata, uscita nel periodo di Natale, cioè subito dopo Natale, con la palette quella tutta su rosa e su viola. Diciamo l'edizione limitata è per la colorazione. Però già in linea permanente esistono già questi blush, e io facendo un po' di ricerche su questo blush, perché volevo vedere realmente il colore come era
reale, perché molte volte quando si vedono negli swatch fatti al computer super acceso, però poi è una grande ciofeca, scusate il termine. Invece no, sembrava tutto ok, però il problema è che chi lo faceva vedere soltanto, diciamo, swatchato, perché avevano avuto appunto la collezione per intera. Tutti gli altri che ho visto, sempre con questi blush, sempre delle colorazioni che ci sono in linea permanente, e ne parlavano bene. E parlo sempre di influencer americane, che qui in Italia, Morphe, togliendo le palette, se ne parla veramente ben poco, quindi diciamo mi ha convinto questo, ma no, cioè, sembro un pagliaccio, ma un vero pagliaccio. Oddio. Devo andare assolutamente a sistemare. Come mascara, ovviamente lo sapete, ve l'ho fatto vedere, e questo mascara di Kiko. Io l'ho acquistato per la colorazione, non parlo di effetto, anzi, perdonami, non ricordo appunto la ragazza che me l'aveva consigliato, non lo sto criticando a livello di mascara, perché come mascara è un ottimo mascara, ovvero è andabile, fa un bel effetto. Il problema è della colorazione, anzi, tenetevi pronti che ho scoperto, ho trovato finalmente il mascara Borgogna Low Cost, che effettivamente vale, ma penso nel prossimo video lo vedrete. Però questa mascara di... Cioè, ho le ciglia pulite perché la ragazza, ripeto, scusami ancora se non ricordo il tuo nome, pensava, visto che avevo detto che mi era rimasto un po' di colla delle ciglia finte, magari era stato quello il problema. A non far vedere magari il colore, anche se non è che tanto c'entra, però guardate, io ho le ciglia completamente pulite, non ho tracce di make-up, sono bionde, e niente, non si vede. Chi secondo voi poteva starnutire mentre stava mettendo il mascara? Io, quindi ho fatto danni, ho sistemato un po' con la spugnetta, ma diciamo che il correttore è andato quasi via, infatti sono riuscite nuovamente le mie occhiaie, anche se le occhiaie che ho oggi, visto il mio stato, anche il correttore super coprente non è che me ne va a coprire più di tanto, però vabbè. Vabbè, sarà almeno 10 volte che provo a registrare questa clip, ma ha deciso il mio raffreddore di non permettermelo tra starnuti in continuazione e tosse. Vabbè, comunque, dicevo, il correttore l'ho applicato, ma di nuovo con lo starnuto sembra come se non ho applicato nulla perché mi sono di nuovo risporcata perché avevo appena finito di riapplicare nuovamente il mascara, quindi non ci riprovo. Dicevo, comunque, il mascara, allora... Il mascara in sé per sé come effetto è bello, mi piace perché non, cioè, non si può dire nulla per il costo che ha, 7 euro, comunque l'effetto le va a volumizzare, le va a allungare, le va a separare bene. E poi vi dico che la durata non è niente male rispetto a tanti altri mascara che ho super low cost, super, scusatemi, costosi, questo è molto meglio. Io lo boccio semplicemente per la colorazione, ma non perché come è successo su TikTok, molti dicevano: ma il Borgogna è questo? Sì, ok, Borgogna, sì, ok, vedendolo così. Anche se di Borgogna ci sono varie. Ok, ci riesco. Dicevo, anche se di Borgogna è uno, però ci sono varie sfumature. Almeno io vedo che. Tipo ombretti quando dicono Borgogna, c'è cioè la sfumatura magari più sul prugna, più sul viola. E questo è base nera con diciamo un po' di prugna, ma neanche di rossiccio. Io il Borgogna che dico io è quello che tende leggermente al viola. E ripeto, io l'ho trovato, ma non ve lo spoilerò, non vi spoilerò nulla, lo vedrete sicuramente nel prossimo video. Però, ripeto, io lo boccio solo per questo, quindi, però per il resto direi che è un ottimo mascara. Infine, un setting spray. Un setting spray, questo qui di Essence, quello mattificante. Allora, faccio una premessa. Sapete che io
Vi dico sempre che setting spray mattificanti non ne uso, lo utilizzo tipo una o due volte all'anno, soprattutto in questo periodo che non sto lavorando. Setting spray proprio in generale non li utilizzo perché sono quasi sempre a casa, però tengo sempre uno di scorta, low cost, perché beh, già questo mi dura secondo me 3-4 anni, anche se il POW è di 12 mesi, però lo utilizzo più che altro quando magari fa caldissimo, ho un'occasione dove tenere, dove mi devo truccare, fare una bella full face, voglio che il trucco dura perfettamente, che non voglio che si lucida più di tanto, vado poi a applicare questi diciamo setting spray mattificanti. Ma questo, oltre che sembra acqua lavata, ma non so se riuscirò a sentirlo. Ah no, si sente la puzza. Puzza di alcol, di medicina, tipo la tachipirina, quel retrogusto di tachipirina, e poi sulla mia pelle mi brucia, mi tende un po' ad arrossarla e far uscire un po' di granellini, quindi strano perché comunque di setting spray di Essence ne ho tanti, mi piacciono, anche se più di setting spray che sono più acque rinfrescanti, però sono carine, le utilizzo poi per il costo che hanno, ma questo no. Quindi, questo è quanto. Sì, sono pochi prodotti, ma ve li volevo far vedere, vi volevo aggiornare anche perché molti prodotti di questi vanno via dalla mia makeup collection. Non lo so, peccato perché ci ho speso dei soldi, ma inutile che stanno qui abbandonati, che non li andrei a utilizzare. Magari posso far contenta mia nipote che ci gioca con i trucchi, la piccolina, quindi prima di toglierli, perché sto facendo un po' di spazio, tanto per cambiare un po' di cambiamenti, ci tenevo a farvi vedere e dirvi un po' la mia su questi prodotti. Le mie sopracciglia, oddio, X proprio non si possono guardare. Vabbè, vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti, se li avete provati anche voi, se effettivamente magari a voi funzionano, è magari un problema della mia pelle, quindi non so. E scusatemi ancora per questa voce e questo mio stato di oggi. Vi mando un bacione come sempre, alla prossima, ciao!